Fabio Travaglini ha voluto organizzare nei giorni del 15, 16 e 17 marzo a San Salvo, al centro di San Salvo, tre giorni dedicate alla prevenzione contro la leucemia, nell'ambito peraltro di giornate nazionali. Vogliamo un attimo parlare di questo evento? Sì. Le piazze che abbiamo organizzato qui nel Vastese come delegazione vastese fanno parte, come hai detto tu, della più grande manifestazione nazionale di uova di Pasqua AIL, che sono quest'anno alla 20ª edizione. 20ª edizione di un appuntamento che durante l'anno si ripete due volte, a Pasqua e a Natale, e che oggi, se vogliamo dare qualche numero, conta oltre 4.000 piazze in contemporanea, tra cui quella di San Salvo, quella di Vasto, che noi curiamo in prima persona come delegazione del Vastese, oltre 20.000 volontari impegnati in tutta Italia e oltre 600.000 uova vendute l'anno scorso. Questo, la delegazione del Vastese fa capo alla sezione di Pescara, perché in Abruzzo l'ematologia è organizzata su base regionale, e quindi al centro di ematologia dell'ospedale di Pescara, che è diretto dal professor Fioritoni. E invece qui a San Salvo, domenica, quando avete raccolto, quante uova avete venduto? Allora, quest'anno, nonostante la crisi, devo dire, i volontari, come sempre, hanno fatto un lavoro eccellente e raccogliamo con questa campagna per l'ospedale di Pescara 5.000 euro, soltanto con questa campagna. Ovviamente l'impegno continua durante l'anno, organizziamo cene di beneficenza, organizziamo eventi, e posso anticipare adesso, stiamo, per rendere più strutturato questo lavoro, organizzando una delegazione provinciale a tutti gli effetti, perché possiamo in questo modo coprire in modo più capillare il territorio, nell'Alto Vastese, nella zona del Sangro, nella zona del Chietino, e garantire maggiori successi alla lotta contro le leucemie, anche perché in un momento in cui i tagli alla spesa sulla sanità si succedono sempre più pesanti, è fondamentale quest'opera. Allora, per parlare di alcuni successi di questa associazione, tangibili, che chiunque può verificare, a fianco all'ospedale di Pescara già da due anni è operativa la Casa AIL, che è una struttura dotata di ogni comfort per ospitare i pazienti o i genitori o i familiari dei pazienti lungodegenti, e quindi andare ad alleviare innanzitutto il peso economico delle famiglie che si trovano a sopportare delle cure e affrontano la malattia, nel caso specifico oncoematologica, anche dal punto di vista psicologico, per creare un ambiente confortevole e familiare, ad esempio, a tanti giovani o bambini che trovano le cure all'interno dell'ospedale di Pescara, ma che poi il pomeriggio, finita la cura, possono stare in un ambiente che non è quello ospedaliero sterile, ma è un ambiente caloroso. Altri successi e impegni dell'AIL sono l'assistenza domiciliare, in collaborazione ovviamente con i medici della struttura, e gli eventi sul territorio. La delegazione che andremo a costituire avrà, proprio per essere radicata meglio sul territorio, sede a San Salvo, che è la punta più distante dall'ospedale di Pescara, e avrà due compiti fondamentali. Uno è quello, in prima linea, di mettere a disposizione un punto informativo, uno sportello, anche semplicemente per delle curiosità o per dei pazienti o per qualcuno che vuole avvicinarsi come volontario, e altra cosa molto importante, essere un punto di contatto tra i medici di base del Vastese, ma di tutta la provincia di Chieti, e gli specialisti diretti dal professor Fioritoni. Questo a che vuole portare? Sicuramente a partire dalla convinzione che la prima carta vincente nella battaglia contro le leucemie è l'aggiornamento costante e continuo del medico di famiglia, che fa la prima diagnosi e che seguirà poi il paziente durante tutto l'iter della cura.